Grazie Presidente, buongiorno a tutti onorevoli colleghi e colleghi. A nome del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione esprimiamo un voto favorevole a questa ratifica. Ha un'importanza sotto almeno due aspetti. Il primo evidente è il rafforzamento della NATO in area balcanica, con la storia e la cronaca di una geopolitica tormentata. Una nuova democrazia entra nella NATO e quindi benvenuta alla Repubblica della Macedonia del Nord. D'altronde conosciamo anche dalla cronaca il fatto che quel territorio è uno dei crocevia per i traffici illeciti verso l'Europa occidentale, traffici di droga, armi ed esseri umani. Quindi anche un aspetto di security oltre che di defense, quindi di sicurezza oltre che di difesa. Peraltro sono molto felice che nella NATO, nata nel 49 per tutelare le democrazie dal comunismo, e crollato il comunismo oggi per tutelare le democrazie, ecco, sono contento che una nuova democrazia ne faccia parte e si metta a disposizione per la protezione del bene comune e dei valori comuni. E visto che ci sono dei rappresentanti del governo qui, chiedo loro, come membri dell'esecutivo, di portare in seno alla NATO un quesito: se il concetto di pulizia etnica sia compatibile col concetto di democrazia e i valori della democrazia. E dunque, al di là di parlare di area di crisi tra Turchia e Siria, chiedo loro di parlare di quello che sta succedendo in Turchia e nell'area del nord della Siria. Pulizia etnica nei confronti del popolo curdo per consolidare la politica di potenza di un dittatore in Turchia. Mister Erdogan tale è, un dittatore fondamentalista. E al collega che ha parlato di sovranismo è compatibile con la democrazia perché difende la democrazia, se è il sovranismo di un paese democratico. Il problema di un paese che mette Dio, loro visione teologica musulmana, al centro per giustificare ogni genere di orrore nei confronti di civili inermi, ecco, questo non è sovranismo, è un incubo, e non è indecente che dalla NATO, dall'Unione Europea, non si parli del concetto di pulizia etnica, ma di area di crisi. Anche il relatore ha parlato di area di crisi, certamente è una crisi. È una crisi tanto quella che abbiamo vissuto negli anni 90 in Bosnia, ma lì si parlava di pulizia etnica. C'era il coraggio di dirlo. Come mai manca il coraggio di dire che il popolo curdo viene sterminato? Come mai manca il coraggio di parlare di Kurdistan, di popolo curdo? È stato eliminato il vocabolo anche nella recentissima assemblea parlamentare della NATO, in cui il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha parlato di area di crisi anche lui, ha parlato di preoccupazioni per la sicurezza della Turchia. La parola curdo, Kurdistan, né in inglese né in alcuna altra lingua è stata pronunciata dagli esponenti della NATO. Il ministro della difesa inglese, di fronte a tutti i parlamentari della Commissione difesa e sicurezza, ha detto che la Turchia sta operando un rischieramento per la propria sicurezza oltre confine. Non so se sapete cosa vuol dire questo. Vuol dire che non c'è una guerra, non c'è un conflitto lì. C'è un rischieramento strategico per motivi di sicurezza. Di conseguenza, se i siriani e soprattutto i russi, appoggiati i curdi, come di recente notizia di cronaca, attaccassero o si trovassero a essere attaccati dai turchi, la Turchia potrebbe forse invocare l'articolo 5 del trattato di alleanza. Perché non è in guerra, viene aggredita da paesi terzi e di conseguenza, perché la NATO non riconosce lo stato di guerra o di conflitto in quella zona, siamo esposti a un rischio di escalation gravissima. Quindi prima che sia tardi interveniamo come esecutivo nella NATO e nelle sedi appropriate per far dichiarare che quello che compie la Turchia nel nord della Siria è una chiara violazione del diritto umanitario. E c'è un'operazione di pulizia etnica nei confronti dell'etnia curda. Non si voglia riconoscere il Kurdistan per motivi di stabilità, posso capirlo, ma esiste il popolo curdo, esiste l'innocenza di persone che vengono massacrate.
Quindi, esprimendo il voto favorevole a questa ratifica a nome di tutto il mio gruppo, chiedo anche al Governo e a tutti i parlamentari di prendere una posizione netta, perché non si può stare in silenzio o parlare per eufemismi, come ho sentito troppo spesso in quest'Aula. Grazie.